Poi ragazzi, ciao, andiamo a vedere un po' com'è la situazione in questo momento sui mercati e sui Bitcoin. I mercati stanno perdendo Milano il 3%, i future americani perdono il 2%, il DAX anche lui sta andando verso il meno 2,60%. I Bitcoin hanno rimbalzato, prima avevano fatto un più 7, ma adesso si è ridotto a un più 3, comunque siamo a 21.000. Situazioni, sono state delle novità ieri che hanno portato ad un rimbalzo temporaneo dei mercati perché leggendo qui dai vari giornali finanziari la BCE ha deciso di mettere uno scudo. BCE l'ha preso con un piano anticrisi e sul PEP per proteggere i BTP dallo spread. Quindi il board della Banca Centrale Europea sta discutendo di una strategia di crisi ampia per proteggere la solidità dell'Eurozona. Quindi una specie di scudo dopo il fatto che comunque l'altro giorno hanno detto che non avrebbero più sostenuto l'economia. Ieri è stato un rimbalzo, secondo me un rimbalzo tecnico dei mercati che ha portato a una chiusura positiva dell'Italia con un più 3%, per oggi siamo ritornati nuovo a vedere la situazione di vendita. In America c'è stato un aumento dei tassi dello 0,75, se lo aspettavano, si aspettavano magari anche uno 0,5. Se fosse stato uno 0,5 i mercati avevano reagito positivamente. Su un ipervenduto c'è stato un rimbalzo, però stamattina, come vi stavo dicendo, i mercati, vediamo il future del Nasdaq, il future Nasdaq, il mercato tecnologico sta perdendo 2,44 e siamo tornati a perdere, praticamente ha perso tutto il guadagno che ha fatto ieri, l'ha perso. E siamo ritornati, diciamo, a quello che era prima dell'annuncio. Allora, siamo in una situazione comunque sicuramente di ipervenduto e di ribassi forti. Siamo in uno stock market crash, siamo in ribassi forti. Per quanto riguarda i Bitcoin, c'è stato un rimbalzo, siamo lì a 21.000. Leggevo qualche commento di qualcuno sotto che mi diceva forse adesso era il momento di comprare. Io non do nessun consiglio, ragazzi, però sicuramente è meglio comprare oggi dopo un ribasso del 70% del Bitcoin che non comprarlo quando stavano più 70. Il problema è che chi ha comprato 5, 6, 7 mesi fa, 8 mesi fa, si è visto comunque deteriorato fortemente il proprio capitale. Se uno ha messo 10.000 euro oggi se ne trova lì 2-3.000. E anche se uno è entrato in borsa ai massimi, comunque sta portando a casa una perdita sostanziale perché siamo comunque tecnicamente quando è più del 20% in un mercato ribassista e quindi con un Nasdaq che ha perso dai massimi più del 30%. E con uno Standard & Poor's che comunque vediamo altre notizie, dicono che la BCE apre il paracadute, mandato per gli scudi anti-spread, cioè vogliono comunque contenere lo spread, ma i mercati stanno reagendo male, nel senso che comunque siamo a meno 3,06 in questo momento del Mittel e anche il DAX, vuol dire che reputano che queste cose siano meno 3,10 adesso, siano non sufficienti per il fatto che stiamo andando verso comunque una crisi economica forte che porterà comunque molto probabilmente alla riduzione degli utili delle aziende e quindi un ribasso per quanto riguarda gli indici azionari e le quotazioni in borsa. Poi se andiamo a vedere mediamente i ribassi sono di circa un anno e mezzo, quindi il Mittel ha iniziato a stornare. Se andiamo a vedere ad un anno siamo adesso a meno 12,68 come discesa, però il ribasso, diciamo il punto massimo ce l'abbiamo avuto fra ottobre e dicembre. Ottobre abbiamo avuto il massimo, è sceso, è risalito fino a dicembre, quindi diciamo che da inizio anno che stiamo perdendo, siamo 6 mesi. Se la media è quella di
di circa un anno e mezzo, vuol dire che siamo ancora molto lontani da vedere, diciamo, il fondo. Stavo seguendo qualche analista tedesco e anche americano e anche un australiano che sono molto bravi, e tutte e tre concordano sul fatto che potrebbe essere una fotocopia del 2008, cioè dopo questa forte fase di ribasso si avrà magari per 2-3 mesi una situazione di stallo, per poi dopo gli indici capitolare e magari arrivare come allora a un meno 50, meno 60% sullo Standard & Poor's. Sicuramente per chi è dentro in questo momento in azionario e ha investito e non è uscito, non sono sicuramente buoni momenti. Per quanto riguarda invece il Bitcoin, che sta adesso a più 3, 10 e a 21.000, quindi ha sentito, diciamo, i 20.000 come soglia psicologica. Difatti, se andiamo a vedere, a una settimana ha avuto un ribasso fino a 20.500. Diciamo che 20.000 è un'ulteriore soglia psicologica in questo momento. Se dovesse tenere il supporto, diciamo, a 20.000, potrebbe esserci un rimbalzo fino a testare la trend line da sotto, fino anche magari a 27-28. Se dovesse in futuro perdere il supporto dei 20.000, è molto probabile che andiamo anche a 10.000 e quindi arriveremmo a un ribasso quasi dell'80-90% dai massimi. In 7 giorni Bitcoin hanno perso il 30,52%, e quindi c'è stata veramente una bella scoppola. Io leggevo i commenti di qualcuno che mi diceva che Bitcoin li aveva comprati attorno a questa cifra o qualcosina più in basso, che aveva fatto un buon gap quando però erano arrivati quasi a 70.000 e non li ha venduti, ce li ha ancora. Dovremmo fare anche un video sul discorso dell'avidità umana per quanto riguarda queste situazioni, diciamo, di investimenti sia nei Bitcoin che in borsa, dove molti non si accontentano, tra virgolette, dei guadagni, ma tengono pensando che salga all'infinito, poi in realtà poi dopo magari vanno a perdere il capitale e molto di più di quello che hanno investito. Io ho letto anche un commento di un ragazzo giovane che mi diceva che aveva messo pochino sui Bitcoin e purtroppo l'ha messo nel periodo massimo, però vabbè, stava parlando comunque, mi pare, di cifre attorno ai 300-400 euro, quindi non stiamo parlando, però mi diceva che gli servirà in futuro. Certo, perché Bitcoin, borse, compagnia varia, amico mio, sono strumenti pericolosi, più ancora sono quelli in leva. E quindi devi sempre mettere una piccola parte dei tuoi risparmi. La situazione migliore è sempre quella di fare dei piani di accumulo, entrare poco alla volta, specialmente quando ci sono questi crash finanziari, perché i mercati poi lo assorbono questo nel giro magari di 2-3 anni e ritornano poi a crescere come hanno fatto da ormai più di 100 anni. Per quanto riguarda il Bitcoin invece, io non sono esperto di Bitcoin, quindi non abbiamo un passato così lungo da poter capire che cosa farà. Ha fatto diverse fasi Bitcoin in passato, se andiamo a vedere, quindi ha fatto dei cicli di forti rialzi, come ha fatto dei cicli di forti ribassi. È già successo, mi pare, nel 2017 ha fatto un'impennata forte fino a 20.000 per poi tornare a 3.000 per poi riprendere. Certo che se uno ha investito 20.000 là e poi è andato a 3.000 e psicologicamente ha venduto, sono stati dolori. Diciamo che Bitcoin sembra che hanno dei cicli. Vediamo se ci sarà ancora in futuro un ciclo rialzista.
Thomas, tu cosa ne pensi del Bitcoin? È il momento di comprare o di vendere? Beh, sicuramente è meglio adesso che prima, no? Una trappola Tu non credi tanto nei Bitcoin? Beh, effettivamente il discorso del Bitcoin è molto pericoloso, nel senso che comunque non sono le borse dove abbiamo comunque un passato storico che abbiamo visto che anche nel 2001, nel 2008, a fronte di crolli enormi, poi comunque i mercati si sono ripresi. Sui Bitcoin non c'è un grossissimo storico, quindi sono prodotti a rischio perché è facile oggi dire no, però vabbè, arriveranno a 10.000, 5.000, ma fra 10 anni saranno 200.000. Calma, 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 calma. Non è così semplice, non è così semplice, non è così tutto scontato. Può darsi, potrebbe darsi, però sicuramente se uno crede nei Bitcoin è meglio prenderli, diciamo, questi prezzi che a prenderlo a 60.000. Niente, quindi la situazione del mercato è un mercato sicuramente in deprezzamento forte. Siamo in uno stock market crash sicuro perché avete visto che comunque andiamo a vedere cosa sta facendo prima di chiudere. I mercati, nonostante questo intervento della BCE, siamo a meno 3,10, quindi il metal sta planando forte, quindi la metal DAX, vedo che comunque la situazione non è positiva. Niente, vedremo nel corso dei prossimi giorni come si evolve la situazione, ragazzi. Ciao.